Ma che gli ho fatto uno scherzo. A chi? A Lapo? Sì, alza quella roba lì, vediamo se è pronto. Buonasera. lo scherzone però è pronto Lapo, non si fa mica prendere per il naso. No, buon pomeriggio a Lapo Mazzafontana, il nostro professore di Galateo, per il quale già arrivano delle domande sul muro di Facebook, ricordo la rubrica del Question Time di Galateo, piuttosto che via SMS al 331-6214013. Allora, potrei cominciare io prima degli ascoltatori? Per Bacco. La prima domanda è questa qua. Io devo andare a trovare un mio amico che è in ospedale, poverino, e si è plurifratturato. Mannaggia. Il Galateo come norma e regola la firma sul gesso. Ad esempio, si fa, non si fa? Si fa ma non si possono scrivere parolacce o disegnare uccelli? No! Nel senso... Ma volatili! Migratori! Certo, se uno va e fa un'oca... Una volta ho fatto uno del Nord America. Colorato, non colorato... Facciamolo rispondere! Galateo e firma sui gessi, via! Ma vi dirò, allora, il fatto è questo, che quando si è ovviamente vulnerati in un nosocomio, si è già generalmente in una condizione, come dire, di mestizia perimetrale, per cui non si può fare altro ovviamente che essere sollevati anche dalle celie più sconvenienti che poi vengano anche apposte sul gesso. Per cui io direi che potremmo approvare questa cosa, soprattutto se i volatili sono a guisa, diciamo, sconveniente, e magari anche con, voglio dire, con vicino anche dei disegnini di natura pornografica che possano indurre il malcapitato o la malcapitata perlomeno a sognare quello che in quel momento non potrebbe fare, naturalmente poiché immobilizzata. Senta, o immobilizzata. Maestro, sempre per quanto riguarda andare a trovare qualche o convalescente oppure degente, che regalo si può portare? I fiori? Io ricordo che quando ancora adesso, dopo tanti anni, che apprezzai particolarmente in una mia degenza un grandissimo sacchetto di caramelle. Un grandissimo sacchetto di caramelle, mi sì, dice Carlo. Come regalo per ah, chi? Guardi, è un classico di solito la gelatina di frutta. Buona, sì. O meglio, sì, è un classico, un po' da vecchietti, ma funziona sempre. Oppure il vassoietto di San Carlo con le lingue di gatto. Io devo dire che sono sempre deliziato da questo genere di cose, anche in altre occasioni, naturalmente. Per cui poi la lingua di gatto si può anche spalmare sul corpo lubricamente, farla rotolare. Amico mio! Ma no, ma è sempre nella fantasia del degente. Certo, perché degenero. Io mi sposterei dalla posizione semiassisa del letto di degenza e andrei su qualcosa di un po' più classico. Ci sono dei momenti in cui la porta non va aperta a una signora? Cioè, ma l'eccezione no. Alla regola esiste in questo caso? Assolutamente, per esempio quando si entra nei ristoranti, no? Sappiamo che nei ristoranti entra sempre prima l'uomo, nei locali pubblici non si apre la signora per farla entrare, naturalmente questo è un errore. Un po' di pasta grossa, ahimè, che viene commesso, perché si pretende che per entrare in un locale entri prima l'uomo per verificare che il locale sia conscio per la regalità della signorina in questione. Mentre invece macchina, carrozza trainata da quattro puledri, nel suo caso, si apre sempre la porta. Sì, nel caso della carrozza, magari sì, naturalmente si dice vuole il valletto. Non si possa dare ovviamente che un visconte di Valmont scenda lui stesso a fare questo, ci vuole il già celebrato famiglio. Naturalmente, purché imparruccato, naturalmente coperto di neini, quelli che si tengono poi nelle tabacchiere di argento. E naturalmente poi ce ne si cosparge il corpo anche altrove. Senta. Ma questo si sa. No, fermo lì. Scusi, il famiglio che lavora sulla carrozza, il carrozziere? Lei sarebbe degno veramente di una serata a Versailles, come dire, quelle dove la gente famosamente poi si rifugiava in fondo alle scale a fare le peggio porcate. Che fra l'altro le peggio porcate erano anche fare la pipì, perché si sa che non c'erano i gabinetti a Versailles. Lo sappiamo, però il Facchini io me lo vedo bene proprio con la parrucca in cipriata. Fermo lì, fermo, veramente. Ma sì, avete presente quella bella scena di Barry Lyndon
dove c'è lui che gioca con lo Chevalier de Balibari, non so se ve lo ricordate. Ma sai che no, ma tutto sommato... Nemmeno io. Ma io comunque sappiate che il Facchini me lo vedo bene in questa scena. Chi vedrà la prossima volta Barry Lyndon, veda nell'attore inglese la faccia del Facchini e ne sarà prontamente soddisfatto. Perfetto. Senta, ci arrivano dei messaggi da Facebook proprio diretti alla sua persona, come piace dire a noi, e cioè si fanno i regali di Natale, è lecito ignorarli? È lecito non rispondere a un regalo di Natale se ci regalano una gran vaccata. D'altra parte sappiamo che appunto ci sono le famose, anche diciamo ad usum di persone che voi conoscete, le famose tombole del riciclo. Sì. Quindi dopo Natale ci si trova e si portano i regali più orridi in una kermesse dell'orrendo e dell'orripilante, per cui a volte insomma non è necessario ricambiare con altrettanta orripilanza, questo sicuramente. Lapo, se un ospite viene in una trasmissione radiofonica, viene chiamato un po' per colpa di nessuno un po' tardi e subito dopo c'è una signora, una cantantessa ospite, è degno fare aspettare la ospite o la salutiamo qui? Ah, ubi maior minor cessa. Quindi prima tu di lei. No, figurati. Ma no, prima lei sempre prima le signorine. Oh, le grande. Vulnerate, ingessate, in qualsiasi fermo lì, fermo. Comunque sempre prima le signorine. Un ascoltatore dice, Lapo, imparali a quei ciociari di Diegoli e Facchini. Da qua mi sorgono due domande. Uno... un riferimento geografico usato come vezzeggiativo o insulto non è antigalateo? È un riferimento geografico come ovvero? Ciociaro invece di zoticone. Ciociaro, scusate, ma no, assolutamente. Vale tutto, anche perché sappiamo che dopo l'introduzione ovviamente della cultura di abatantonesca, anche Terrone è diventato un vezzeggiativo. Va bene, mi chiuderei qui, secondo me la parente può essere chiusa in questo modo. Siamo un po' corti, Lapo, ma abbia pazienza, ci hanno accorciato la trasmissione per 10 giorni, fino alle primarie qui in Lombardia, ok? Ma io vi perdono illico e immediate, naturalmente vi auguro tutta una serie di uccelli in varia foggia e variamente disegnati, poi dove li volete disegnare sono fate un po' cavo. Va bene, arrivederci maestro. E mi raccomando, mi saluti il suo amico ricoverato e degente. Lo vi farò, grazie, che gentile. Arrivederci. Ciao. Sì, un collegamento con Lapo pieno di sottotesti, come avrete potuto capire, cari ascoltatori ed ascoltatrici.